Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui da Automaster che questa settimana abbiamo in prova di durata la nuova Citroen C5 Hybrid. Siamo qui col venditore di Citroen, Nico, che ce la spiega. Buonasera a tutti. Questa sera presentiamo nuova C5 Aircross per Citroen, la nuova piattaforma plug-in hybrid, un prodotto giovane sul mercato che dà la possibilità all'utente medio di 15, 20, 30 mila km di poter utilizzare la vettura avendo un motore termico di 180 cavalli, 1.6 turbo benzina, in accoppiata ad un motore elettrico da 13,2 kW. Quali sono i vantaggi di avere questa piattaforma plug-in hybrid? I vantaggi sono proprio quelli di avere un'autonomia totalmente elettrica di 50 km, quindi per l'utilizzo quotidiano cittadino la si può utilizzare completamente in elettrico. Poi quando facciamo il viaggio autostradale o magari il fine settimana in montagna piuttosto che al mare, la si utilizza nella modalità ibrida. Abbiamo qui oggi C5 Aircross in allestimento Shine, che è la più completa del segmento, un'autovettura best in class, quindi la migliore della sua classe per quanto riguarda il comfort di guida e anche le dimensioni. Un'autovettura che è nata per avere un'ottima abitabilità a bordo, comoda per 5 persone e un discreto bagagliaio. La piattaforma di oggi è proprio il plug-in hybrid, quindi questa soluzione innovativa per l'utente medio di questo prodotto. Viene disegnata con questo allestimento Shine con delle caratteristiche estetiche decisamente di livello, quindi un bercerchio in lega da 18, una vernice metallizzata, tutti i sistemi ADAS, quindi adattivi alla sicurezza, di livello 2, frenata assistita, mantenimento di corsia, allarme del sonno, in più naturalmente il comfort di guida con i nuovi sedili Advanced Comfort che riescono a reagire con il pilota di guida in un modo molto molto più confortevole confronto alle sue sorellone e alle sue concorrenti. Bene, la macchina è carica e noi siamo pronti per andare nelle Langhe. Benvenuti ad Alba, finalmente la giornata è finita, abbiamo passato questa giornata in mezzo a dei vigneti fantastici con dei panorami unici e soprattutto siamo nella terra del vino, delle nocciole e del tartufo e non potevamo mettere alla prova la nostra Citroen C5 Hybrid. È un motore che ha la bellezza di 225 cavalli, una parte erogati col termico e una parte erogati con l'elettrico. Abbiamo tre ride and mode da selezionare, il 100% elettrica che ci garantisce un'autonomia di 60 km, poi abbiamo l'ibrido che è la macchina che gestisce se utilizzarlo in elettrico o con il motore a benzina e poi abbiamo lo sportivo. Lo sportivo è un motore che dà delle prestazioni, infatti ha un allungo pazzesco questa macchina. Parliamo del motore elettrico, si può ricaricare tranquillamente a casa con la classica presa domestica o attaccata alla colonnina, con un tempo di ricarica per la colonnina di 2 ore e mezza/3 e a casa con un tempo di ricarica che abbiamo 8 ore. Come si guida la nuova Citroen C5 Aircross Hybrid? È una macchina che dà il 100% nel comfort, quindi la sua guida è molto rilassante, ma allo stesso tempo quando è in ride mode sport dà il meglio di sé con un allungo pazzesco e tra le curve di queste colline magnifiche che troviamo qua nelle Langhe ha sempre un'ottima stabilità, il mix perfetto tra comfort e tenuta di strada. Una piccola pecca che delle volte scarica troppa potenza all'anteriore facendo pattinare le gomme
e perde un po' di aderenza, ma proprio una piccola pecca, per il resto è una goduria stare seduti su questa macchina. Parliamo del cambio automatico a 8 rapporti di Citroen C5 Hybrid. È un ottimo cambio, fluido e veloce. In più, in questa versione Hybrid ha una modalità in più, che è la lettera B, che sarebbe un freno a motore che aiuta a ricaricare le batterie e aiuta a frenare la vettura. Quindi si utilizza di meno l'impianto frenante. Parlando di sospensioni, su questo SUV abbiamo delle sospensioni progressive idrauliche che smorzano alla perfezione tutte le imperfezioni d'asfalto, rendendo questa macchina un tappeto volante. Citroen ha avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda il comfort, equipaggiando questo SUV con i sedili Advanced Comfort, che sono i sedili in pelle e tessuto, ma soprattutto sono riscaldati e massaggianti, che potete scegliere più opzioni di massaggio mentre siete alla guida. Citroen ha pensato anche ai sedili posteriori, che sono modulabili singolarmente e hanno tutti la stessa dimensione. Si possono spostare avanti e indietro e inclinare ognuno in maniera diversa, o se no si possono abbattere per avere maggior spazio di carico. Test drive concluso, e l'abbiamo concluso qui da Automaster. Vi ricordo che potete trovare qui sotto in descrizione tutti i link per contattarli, per chiedere qualsiasi informazione per quanto riguarda Citroen e Toyota e Yamaha. Traiamo le conclusioni di questo SUV Citroen C5 Hybrid. La parola d'ordine di questo SUV è comfort e spazio. Quindi, se cercate una macchina confortevole e spaziosa per la famiglia, questa macchina è l'ideale. Lo potete ricaricare con una comoda presa o in colonnina o a casa. È una macchina che è veramente facile da guidare. Anche se è grande, non è ingombrante, si guida con facilità e il volante rimane sempre morbido con un cambio preciso, e poi le sospensioni progressive smorzano tutti i buchi. Per quanto riguarda lo spazio, potete caricare passeggini, seggiolini, quindi è una macchina da famiglia, quindi potete utilizzarla per viaggiare con tutta la vostra famiglia, perché è adatta anche ai viaggi lunghi, soprattutto in autostrada. Con i sedili massaggianti si arriva alla destinazione rilassati e riposati. E poi con i 225 cavalli potete utilizzarla anche nei percorsi collinari o di montagna, perché la potenza si fa sentire e potete divertirvi. Qui da Automaster è tutto. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di mettere like e di iscrivervi al canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!